Bella ragazzi, eccoci qua con un nuovo video in cui facciamo vedere come creare una semplicissima applicazione che cerca su YouTube. Però prima torno subito. Scusate per l'interruzione. Allora, qua dovevo impostare come browser di default Safari. Ok, vai, fatto. Ok, allora, YouTube Search lo apriamo. Inseriamo il video da cerca su YouTube, per esempio White Apple GFX, cerca, eccolo qua, vedete, questo è il mio canale e ci ha cercato. Per esempio adesso se noi ci cerchiamo Michel Righini, ci trova Michel Righini. Adesso l'ho scritto sbagliato. Comunque, è molto semplice questa app, si fa anche in poco tempo, quindi ve la spiego subito. Allora, apriamo il nostro solito script editor. No, così è più carino. Allora, dobbiamo scrivere set search to text returned off, apriamo la parentesi, display dialog e mettiamo inserisci il video, il nome sarebbe meglio, video da cercare su YouTube, chiudiamo le virgolette, poi default answer. Facciamo due virgolette, le virgolette col 2, non mettetemi il 2 al posto di vicino, sono sbagliato, 2 a fianco perché qua non ci va niente, poi mettiamo buttons, apriamo la parentesi grafica che si fa con shift più alt più parentesi quadrata e scriviamo cerca, chiuse le parentesi, aspetta, cerca, chiusa le virgolette, virgola, annulla, chiuse le virgolette, richiudiamo la parentesi graffa e scriviamo spazio default button 1 e chiudiamo la parentesi tonda, forse button o buttons, button. Poi scriviamo open location e mettiamo aperte le virgolette http due punti slash www.youtube.com/results.results.domanda/search-query, tutto minuscolo perché sennò non va, adesso query uguale, dove è l'uguale, eccolo qua, uguale, aperte le virgolette, sempre questa I che unisce, praticamente aggiunge quello che noi mettiamo al testo, cioè noi scriveremo per esempio ciao e ci aggiunge ciao qua, ce lo aggiunge, search query e scriviamo e search, facciamo compila, adesso vi faccio vedere per esempio se io metto la Q grande non va, guardate, ciao, ci manda alla pagina iniziale di YouTube, mentre dobbiamo fare tutto piccolo, facciamo compila, facciamo esegui, mettiamo non lo so come installare la FTP su Mac, magari esce il mio video e non lo cerca, modestamente, come installare la FTP su Mac. Ok, stiamo failando alla stragrande, un attimo, devo capire perché non va, torno subito. Ok, no, niente, ho riscritto il codice, ora va, cerchiamo per esempio Apple Mania Kid, il mio vecchio canale, eccolo qua, 169 iscritti, 11.300 324 visualizzazioni, vedete che sono tutti video e praticamente funziona molto molto bene. Scriviamo FAP
Ecco, indovinate. NoFap, scarico libero. Oh my god. Ecco, questa è la canzone più... Cioè, ve la faccio sentire perché questa è una fappata assurda. Si va? Oh, in questi tempi... Ieri e oggi c'ho internet, che visto che ha nevicato c'ho internet. È un po' una minchiata, però fa niente. Oh, quindi la nostra applicazione finisce qui. Molto semplice da fare. Quante cose, guarda, guarda. Basta fare gli scemi, quindi potete scrivere anche Endotel, così vediamo se fa qualcosa. Non fa. Mettiamo semi-timetri. No, vabbè, dai, non facciamo gli scemi. Per salvarlo, come sempre, nel suo file. Salva, mettete cacca, no, YouTube, Serk, fate applicazione, fate salva, ora io non lo salvo perché ce l'ho già qui, quindi niente, quindi ciao a tutti, al prossimo video, ciao a tutti, al prossimo video, ciao raga.